È stato presentato in conferenza stampa a San Ferdinando di Puglia il progetto Caritaclis per la promozione del lavoro regolare, frutto di un accordo tra la Caritas italiana ed i patronati ACLI nazionali per dare risposta alla richiesta di Colfo Badanti di fiducia. Un'iniziativa di cui ha parlato Don Domenico Marrone, vicario episcopale della zona pastorale Ofantina, e Don Francesco Catalano, direttore della Caritas diocesana di Foggia Bovino, che si è soffermato sulle esperienze della Caritas di Foggia. Una iniziativa promossa dalla Caritas in sinergia con le ACLI, che ha come obiettivo il mettere a fuoco una questione che connota il nostro territorio, il dover ricorrere frequentemente da parte degli anziani, delle nostre famiglie, alla collaborazione di badanti. Potremmo dire che finora, mi si usi l'espressione, il mercato delle badanti era lasciato alla libera iniziativa sia delle badanti stesse come anche delle famiglie che intercettavano alcune badanti sul territorio o direttamente o attraverso la intermediazione di interposte persone. Attraverso questa iniziativa della Caritas con le ACLI si cerca di orientare questa problematica verso una sempre maggiore regolarizzazione sia dal punto di vista previdenziale sia dal punto di vista della qualificazione del personale. Nel 2013 è stato firmato un accordo tra la Caritas italiana e le ACLI nazionale e i patronati ACLI proprio per dare finalmente una risposta a quella che era un'esigenza che ormai andava avanti da molti anni, quella di far sì che le persone che cercano una colfa, una badante, una persona di fiducia, che spesso si rivolgevano alle Caritas e alle parrocchie, e le Caritas e le parrocchie naturalmente non potevano fare da intermediazione lavorativa, ora attraverso questo accordo nazionale, ma che viene declinato anche nelle singole città, le Caritas e le ACLI possono offrire alle persone che cercano personale di fiducia una risposta concreta. Qualche anno fa, nel 2015, la Caritas di Foggia e insieme al patronato ACLI di Foggia hanno già siglato un accordo e hanno cominciato a fare questa sperimentazione sul territorio. Adesso abbiamo un'operatrice ACLI presso la Caritas diocesana e molta gente si rivolge alla Caritas diocesana di Foggia, alle parrocchie, per chiedere personale di fiducia. E attraverso questo lavoro di intermediazione appunto regolare si riesce a offrire personale qualificato e soprattutto dare anche una risposta alle tante donne che cercano lavoro a causa della disoccupazione. Sappiamo che tanti mariti perdendo il lavoro, molte volte le donne diventano i nuovi capofamiglia, coloro che portano poi il reddito a casa.